Amici di Mattina 9, adesso cambiamo argomento, parliamo di spettacolo, ma più precisamente di teatro. A questo punto però io darei dei numeri, non nel senso che do i numeri, ma do alcuni numeri che poi rappresentano il titolo di questo spettacolo. 060538 è uno spettacolo che andrà in scena dal 16 al 19 novembre presso il Nuovo Teatro San Carluccio di Napoli, che vedrà protagonista Gigliola De Feo, che è subito qui al mio fianco, la introduco e la saluto. Buongiorno. Buongiorno. Voi. Allora, uno spettacolo che inizia con dei numeri, quindi qualcosa no, già di particolare. Questa cosa dei numeri è che possono giocarseli. Ecco, esatto, intanto sì, speriamo di non darne noi nel raccontare lo spettacolo, che invece direi che puoi fare tu, insomma, cercare di introdurlo un po' e soprattutto ricalcare quello che è il messaggio. Allora, che porta con sé questo spettacolo. Sì, insomma, al di là delle battute, degli scherzi, è un messaggio importante, intenso. Intanto fatemi dire che è una produzione di Falegnameria dell'Attore e di Viaggi e Miraggi. Tant'è vero che noi dopo il Teatro San Carluccio saremo al Teatro del Torrino di Roma. Scritto e diretto da Luca Pizzurro, con me in scena ci sono anche Andrea Fiorillo, coprotagonista insieme a me, e Nunzia Campanile. Lo spettacolo in realtà racconta un periodo preciso della nostra storia, e cioè la Seconda Guerra Mondiale. L'inizio proprio. L'inizio. Sì, esattamente. Per cui i numeri che tu davi sono una data, 6 maggio certo. del 38, che è il giorno della grande parata adunata nazifascista a Roma, quando ci fu la visita del Führer, appunto. E raccontiamo tutta una serie di tematiche che purtroppo per certi versi sono ancora attualissime, e quindi dall'omosessualità, l'omofobia, la condizione della donna, che sicuramente è cambiata, è evoluta, grazie a Dio, però comunque ancora incontra delle difficoltà, l'analfabetismo e chiaramente la miseria della guerra. Quindi ci è piaciuto andare dentro queste atmosfere e lanciare poi un messaggio finale di riscatto attraverso la cultura. Fa riferimento, ecco, prende comunque a spunto anche un celebre film di Ettore Scola, Una giornata particolare. Ecco, in che maniera c'è il riferimento anche alla pellicola, la pellicola che poi viene poi riproiettata, tra virgolette, anche in teatro? Allora, no, la pellicola non viene riproiettata no, in teatro. Non lo so, nel senso che cos'è che si prende dalla pellicola? Sicuramente, diciamo, noi abbiamo preso spunto, una sorta di stimolo, diciamo. Questo è uno studio, il nostro spettacolo, una sorta di sperimentazione che parte da quelle atmosfere, da quelle tematiche di cui ha raccontato Scola egregiamente. Ecco, noi le abbiamo fatte nostre, le abbiamo rielaborate, ci abbiamo messo qualcosa in più, come dicevo prima, il discorso della conoscenza, della lettura, del riscatto attraverso la cultura, anche per il mio personaggio, il personaggio femminile che è semi-analfabeta, vive in una condizione di totale sottomissione al marito, è soltanto una fattrice di figli. Quindi, diciamo, abbiamo lavorato su quell'atmosfera aggiungendo poi delle cose in più che ci piaceva raccontare. C'è un'evoluzione, ci sono evoluzioni del personaggio in questo, ecco, riprendere delle tematiche, come dicevi tu, ancora attuali, cosa succede? Ci sarà un cambiamento di prospettiva? Assolutamente sì, ci sarà un cambiamento di prospettiva, soprattutto per il personaggio femminile, e questo poi è, come dire, per me è stato faticoso lavorare su una figura così distante, no? Per tanti versi, con una condizione familiare così difficile, ha difficoltà anche nella lettura, questo si vede in scena, e, ha 6 figli, quindi immaginate tutto questo, però trova il modo anche soprattutto attraverso l'incontro col personaggio maschile che è interpretato da Andrea Fiorillo, di credere in se stessa, di credere di poter in qualche modo stare lì dov'è, ma anche spiccare il volo e uscire da questo mondo ristretto attraverso, ripeto, la cultura e la conoscenza. Gigliola, hai detto, abbiamo aggiunto qualcosa al grande capolavoro di Scola? Beh, più che di qualcosa, insomma. Però è una grande responsabilità questo, soltanto dirlo, ma anche farlo. Ti chiederei, trattate ovviamente all'interno di questo spettacolo i temi della emarginazione sociale, lo abbiamo detto, la solitudine, certo. anche l'omosessualità, tanti altri temi, non ovviamente nel senso che sono contemporanei, non come la guerra, perché non siamo in guerra, però tanti altri temi sono contemporanei. Sono questi temi proprio il messaggio? C'è un qualcosa di taglio sociale che voi volete trasferire? E soprattutto se questo taglio è quel qualcosa in più di cui parlavi prima. Allora, innanzitutto ti dico, penso che sia giusto, che sia meraviglioso che i grandi della storia del cinema e del teatro facciano poi da stimolo, no?
per chi è più giovane, per chi fa teatro oggi. Quindi in questo senso, diciamo, l'idea iniziale ci è servita da spunto. È sicuramente uno spettacolo con un taglio sociale molto forte. È vero che noi non siamo in guerra, ma il racconto di una dittatura, e ce ne sono tante nel mondo oggi, voglio dire, anche se noi non le viviamo direttamente, è comunque un racconto forte, intenso. Quindi riferito anche all'estero? Inevitabilmente noi siamo immersi poi nella società 2.0 in cui viviamo, tutto quello che accade anche a distanza in altri continenti ci tocca poi direttamente. Quindi sicuramente il racconto di un momento storico così difficile come quello della Seconda Guerra Mondiale ancora oggi ha dei riverberi, dei riflessi, anche se non in Italia. E poi, come dicevi giustamente tu, il discorso sull'emarginazione, sull'omosessualità, sull'analfabetismo e la bellezza anche, perché poi questo è uno spettacolo piccolo, è un atto unico di 1 ora e 15 minuti, estremamente poetico, perché racconta la vicinanza tra due solitudini. Questa è una cosa bellissima, la vicinanza tra due solitudini, quindi anche la condivisione di aspetti negativi. Molte volte nella sofferenza ci si sente molto più uniti, ci si sente molto più legati e si apprezza la vita di ogni giorno. Quindi io ti chiedo, il messaggio che poi viene dato, no? Viene trasmesso allo spettatore, secondo te può dar luogo ad un apprezzamento della vita che oggi viviamo e godercela appieno guardandoci indietro? Riguardando il nostro passato e riuscire a capire dove siamo giunti, soprattutto apprezzare e conservare le nostre libertà raggiunte. Assolutamente sì, il teatro serve anche a questo, serve a tutto tondo a capire meglio dove ci troviamo, come ci troviamo qui dove siamo ora, a dargli valore sicuramente. Che forma di analfabetismo esiste oggi secondo te? Emotivo o anche culturale? Disgraziatamente esistono entrambi. L'analfabetismo emozionale è diffusissimo, purtroppo abbiamo siamo molto vicini eppure siamo tanto distanti, no? Quello di cui parlavi prima, la vicinanza delle solitudini, esatto. Detto prima. E poi purtroppo esiste anche quello culturale, a volte scoprivo leggendo qualche tempo fa che anche alcune cittadine vicine, per esempio a Napoli, io non ipotizzavo che potessero avere un tasso di analfabetismo molto elevato. Oggi non lo si pensa, ma invece è così, la dispersione scolastica è forte. E comunque, come appunto mi suggerivi tu prima, mi davi lo spunto di dire, l'incontro tra due individualità così lontane come il personaggio mio e il personaggio maschile può dar vita poi invece a una poesia incredibile, a una vicinanza, a una forza reciproca, a uno scambio, ognuno di loro due ha da dare qualcosa di bello all'altro. Io penso che sia uno spettacolo comunque da vedere, perché è uno spettacolo che fa riflettere e soprattutto sulla nostra condizione. Ecco, oggi noi abbiamo tantissimo da un punto di vista culturale, perché attraverso internet possiamo, ecco, informarci e sapere tutto in merito di cultura, però molte volte comunque siamo ignoranti. L'ignoranza vuol dire il sapere di non sapere alcuni aspetti, e forse, ecco, attraverso questo spettacolo potremmo apprezzare di più ciò che oggi abbiamo ottenuto. Quindi io invito i nostri telespettatori ad andare a vederlo. Lo intitoliamo appunto 6-5-38, un periodo storico ben preciso, al Teatro San Carluccio di Napoli, in scena dal 16 al 19 novembre. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa? No, assolutamente, abbiamo detto credo tutto e speriamo di avervi numerosi, perché 06-05-38 vi resterà nel cuore. Grazie a Giola De Feore. State con Mattia 9 Pubblicità.